non so cosa associare, sta bloccando la nostra città, sta bloccando le nostre metropoli, a Milano si mettono sulle teste degli universitari, operai della Tuom, sono in questa insieme, a Roma, precarie, precarie, bloccano la zona periferica della città, così come a Pisa. E allora oggi sul nostro striscione scriviamo con chiarezza che ci apponiamo a un jobs act che è contenuto dal voto, un decreto che intende solo rendere ancora peggiori le condizioni di sfruttamento per carità che viviamo sui nostri posti di lavoro e nelle nostre vite, un decreto che introduce forme di controllo e discipline incredibili nei luoghi di lavoro. Ci apponiamo a una legge di stabilità che rappresenta una piena continuità del governo Renzi rispetto alle politiche di austerità che non fa altro che tagliare sui costi del servizio sull'università. Pubblica. E noi con questo adesso lo stagioneremo proprio per far capire a queste persone che noi dei loro palazzi, delle loro istituzioni non ce ne frega assolutamente un cazzo e che noi i soldi che ci vengono ce li riprendiamo perché ricordiamoci che i diritti non li si paga, i diritti li si conquista a spinta e facciamoci vedere che i nostri vecchi, dai precari, dai disoccupati siamo incacciati. Questa situazione non ci vogliamo più stare! Thank you.
possiamo permetterci di non sopportare quella condizione di precarietà esistenziale che pesa effettivamente sulle teste di tutti noi. E allora uniamo forte e diciamo che in questa giornata di sciopero sociale ci guardiamo in faccia, studenti e studentesse, giovani, ci guardiamo in faccia. Andiamo fino a Piazza Castello, facciamogli vedere che riusciamo a bloccare la città. Forza, fatemi sentire! E adesso andiamo a prendere Piazza Castello, non chiudiamo quella giornata, non chiudiamo a bloccare il traffico.
sinistra. Allora diciamo a chiaro e tondo che noi la polizia non la vogliamo dentro l'università e non vogliamo il primo, ma siamo più disposti a fare la strada e discutere anche le cose per poter andare a lezione, perché la polizia si mette... legge di stabilità, questa legge di stabilità si pone sì l'obiettivo di sbloccare il mercato del lavoro, ma come lo vuole sbloccare questo mercato del lavoro? Ma in quello che lo sappiamo tutti, che questo è realizzato, che la regola di questa società, di questo capitalismo, l'unico obiettivo è seguire il denaro. Allora facciamogli capire che noi stiamo con quelle persone che sparavano nel fango, noi stiamo con quelle persone che da 20 anni lottano in Val di Susa contro questa male opera, noi stiamo con quelle persone che hanno fatto le lotte sociali negli anni 60 e 70, noi stiamo con quelle persone che non si arrendono. Parlarne al collettivo e di lanciare una grossa ondata di occupazione che faccia sentire il dissenso alle istituzioni, sia scolastiche, sia pubbliche, che gli studenti non ci stanno più. Ricordiamo inoltre che il microfono è aperto a tutti e chiunque voglia parlare può venire qua e dire ciò che vuole. Anche l'autunno caldo, portandolo anche a gennaio, febbraio, marzo, aprile, insomma prolungare le lotte per tutto l'anno senza lasciare che questa grossa esperienza che abbiamo visto oggi e che abbiamo visto nelle altre piazze italiane da 2 mesi a questa parte cada nel vuoto. Quindi ci vediamo il 25 novembre, vi raccomando rimanete aggiornati su Facebook, su internet, in cui scriveremo l'evento, in cui pubblicheremo le prossime date sia di mobilitazione sia di assemblea.